Rino Canavese, vicepresidente dell'Interporto CIM di Novara. Canavese, l'Interporto CIM di Novara sta facendo un lavoro eccellente, ormai da anni, c'è l'apertura di un nuovo tunnel, il Gottardo. Cosa può portare di benefici? Beh, direi, noi ci aspettiamo di poter continuare a crescere. Oggi abbiamo chiuso il 2015 con circa 200.000 uti, abbiamo in piedi un progetto per incrementare la lunghezza dei binari su Cimovest e credo che potremmo immaginare nei prossimi 3 o 4 anni di un incrementare di un 20% i nostri volumi. Canavese, ma la logistica in Italia di cosa ha bisogno per essere rilanciata? Che si parla tanto, ma fatti sinceramente? Ma direi ha bisogno che si capisca che occorre focalizzare l'attenzione sulle cose che veramente servono. Ci sono due fenomeni che stanno venendo avanti, quello che diceva lei sull'apertura dei valichi di base e c'è quello della portualità che sta crescendo. Ora noi dobbiamo renderci conto se mettiamo assieme questi due elementi e quindi i valichi li utilizziamo per servire altri mercati oppure se vogliamo che gli altri mercati completamente ci invadano, no? E quindi ci impediscano di crescere. È di tutta evidenza che se non ragiono su come creare degli hub di accentramento merce dai porti liguri e se non ragiono su individuare in questi punti di raccolta una dorsale ferroviaria a standard europeo, che non vuol dire fare a tutti i costi l'alta velocità, vuol dire su alcune tratte che possono essere l'Alessandria Mortara Novara o sulla Tortona Milano creare le condizioni per poter viaggiare con dei treni da 750 metri. Se non si fa questo, credo che da un punto di vista squisitamente di amministratore di un centro intermodale, forse invece che rivolgersi alla nostra portualità dovremmo cominciare a ragionare di andare a rivolgerci all'altra portualità, almeno avremo volumi. Senti Presidente, chiudiamo. Lei è stato un presidente, un uomo di porto, presidente dell'autorità di Savona negli anni scorsi, c'è un incontro Stato-Regioni dove si è prorogata una sinergia di alcune autorità portuali, è d'accordo? Non mi ha mai entusiasmato questa cosa, io sono per i sistemi, credo che i cambiamenti siano positivi, casomai la critica l'ho fatta perché secondo me il sistema ligure è fatto di 3 porti e non di 2. Da questo punto in avanti i ritardi sulla riforma non credo siano positivi, si rischia di tra 3 anni di essere fuori da una situazione che dall'altra parte ha trovato un suo equilibrio.